Da Amedeo Colella. Amedeo, perché il Giovedì Santo noi lo associamo, noi napoletani in campagna in generale, al rito della zuppa di cozze. Tra poco il nostro chef ci spiegherà come si fa e come si prepara una vera zuppa di cozze. Però tu ci devi spiegare in realtà da dove nasce il mito, la leggenda della zuppa di cozze, che tra l'altro parte addirittura dai Borbone, che erano intenditori anche in tal senso. Beh, sì, guarda, ovviamente per i tempi televisivi provo a essere veloce, Sì. però sappi che noi abbiamo una storia di 3.000 anni di gastronomia, no? Per cui dietro ogni piatto c'è una storia meravigliosa. Questa te la racconto veloce. Sai chi era golosissimo di cozze, frutti di mare, vongole, ostriche, tonninelle? Ferdinando Borbone, il re Nasone, il re Lazzarone. Lui era talmente goloso che se ne coltivava da solo. Aveva addirittura inventato un piatto sontuoso, si chiamava e cozze ghindà connala. Ora, agli ascoltatori napoletani non devo spiegare cos'è a connala, no? La culla. Cos'era questa culla? Era un pomodoro sorrentino, quelli grossi, quelli costosi. Ferdinando che faceva? Svuotava tutto sto pomodoro e lo riempiva fino all'orlo di frutti di mare sgusciati. Era un piatto a olive e chiappari, piatto sontuoso. E allora il suo confessore spirituale, perché in qualche modo i religiosi hanno sempre avuto un ruolo nella storia della gastronomia, che si chiamava Padre Gregorio Rocco. Padre Gregorio Rocco, monaco domenicano del 700, confessore di papà, Carlo e pure del figlio. Sai che dice? Dice, maestà, ma scusate, ma lei con questo piatto sfruttuoso, così ricco, che esempio diamo al popolo? Non sarà detto che in settimana santa bisognava essere più morigerati gastronomicamente? E allora, Ferdinando Borbone, mortificato, dà ordine alle cucine, Giovedì Santo, dice di mangiare una semplice zuppa di cozze molto forte. La voce fece il giro del regno. I napoletani pensarono, la hit Padre Rocco, allora un piatto devozionale, e cominciarono a interpretare a zuppero Giovedì Santo quasi alla stregua di un piatto di devozione. Bisogna mangiarlo. Sono 250 anni che ogni Giovedì Santo il napoletano farà meno della zuppa di cozze. Hai capito? Antonio, la zuppa di cozze è straordinaria. No, ma a parte che è straordinaria, a me piace tantissimo, io la mangio anche altre volte all'anno, però poi vedevo Padre Salvatore Farì che annuiva e sorrideva, lo stesso Flavio e anche lo chef Marco che, come dire, si compiaceva di ciò che stava dicendo Amedeo. E questo è un piatto della tradizione, però. Come dire, noi quando riapriranno i ristoranti andremo tutti quanti da Marco Nitride a mangiare la zuppa di cozze. Però lui ci deve dire un po' come si fa, se fai da te vogliamo realizzarla o Anche perché è complicato, no? Certo, Marco. buongiorno a tutti. Ero incantato dal racconto perché poi è quello che è la tradizione, no, della regina del Giovedì Santo, quindi della zuppa di cozze. Io vorrei proprio partire dalla ricetta originale, dove appunto partiva come una penitenza data dal padre a Ferdinando, quindi amante dei frutti di mare. In quel giorno mangiava esclusivamente cozze, aglio, olio, peperoncino. Puliamo bene le cozze, anzi vi do un consiglio. In una ciotola un po' di sale doppio, le agitiamo tra di loro in modo tale che tutta la parte esterna sporca va via velocemente. Quindi mettiamo aglio, olio, peperoncino, pomodoro, perato oppure il pomodorino e facciamo cuocere le cozze. In più prepariamo l'olio forte, un russo come si chiama a Napoli, che viene fatto con appunto olio, un po' d'aglio, peperoncino o peperone forte e viene fatto cuocere, poi viene filtrato e viene conservato. Dal popolo alla borghesia, poi si è ampliata la ricetta. Quindi chi non poteva utilizzava o maruzziel, ovvero la lumaca di mare, e chi invece poteva economicamente parlando aggiungeva poi altri frutti di mare, crostacei come gamberi e quant'altro. Noi ovviamente siamo già operativi, è pronta la nostra zuppa di cozze, che oggi ne faremo un po'. Vi impiatto anche il piatto in modo tale che ve lo faccio vedere. Ovviamente
il crostino o pane raffermo, quello che si vuole usare di base, lo mettiamo sotto. Ecco le cozze. Quanto mai colazione con la zuppa di cozze? Alle 7:13 minuti è molto complicato. Marco, puoi alzare un attimo la padella, perché altrimenti non riusciamo a vedere come stai preparando la zuppa di cozze. Ancora di più. Ah, eccola qua. Ah, ora sì. Fumante questo piatto, straordinario, Marco. Alle 7:13 minuti. Buona colazione a tutti quelli che si stanno alzando questa mattina. Che invece... Perfetto. Nel passaggio l'abbiamo visto anche grazie alle immagini registrate, però oggi chi va nella Pigna Secca insieme a Davide Uccella a fare la spesa, dopo io e Fabio Tarantino insieme a Maria Claudia a comprare le cozze, poi quanto tempo dobbiamo farle cuocere queste cozze, come, cioè dacci un po' un inquadramento, qualche chicca, qualche segreto. Perfetto, allora innanzitutto vi consiglio di cuocere separatamente tutti gli ingredienti, quindi cozze, molluschi e quant'altro. Non andate troppo oltre con la cottura, altrimenti tende a seccarsi. Il frutto di mare deve essere vivo, appena si apre lo tiriamo fuori dalla padella. Questo è uno dei segreti. Dopodiché utilizzare sempre tutti i sughi che i molluschi, crostacei e quant'altro tirano fuori e unirli. Poi consiglio solamente di preparare in casa l'olio, che è una cosa fondamentale. Facciamolo sì, peperone forte, che poi un padellino, facciamo a bassa fiamma per una trentina di minuti e facciamo riposare, filtriamo e abbiamo tutto. La fresella, se abbiamo pane avanzato in casa, ovviamente possiamo metterlo in forno, gli facciamo, quindi lo facciamo tostare e possiamo utilizzare anche quello. Tra l'altro tu parli e noi abbiamo le immagini che scorrono, quindi è anche facile distrarsi.